E qui siamo alla partita che l'Anderlecht ha vinto sul Lens per 1-0, è pareggiata l'andata 1-1, è stata una vittoria molto sofferta, la squadra del Lens veramente ha fatto soffrire l'Anderlecht, che è andato vicinissimo al gol in tantissime occasioni, e con Cerniatischi, con Van der Velde e con gli altri giocatori, ma non è mai riuscita, soltanto una volta, non riusciva mai a superare la porta stregata, si dice in queste occasioni, in queste circostanze, quando tante volte i giocatori di una squadra stanno a un soffio dal gol, ma la palla non vuole proprio saperne di entrare. Azioni con salvataggi sulla linea, pali, poi li vedremo. Qui questo è De Graeff, che è un po' il risolutore della giornata. Ricorderete all'andata questa partita, che era stata curiosa perché si era risolta con il sasso dell'autogol che aveva sorpreso il portiere Munaron, ed era finita 1-1 con i gol segnati all'88esimo da parte dell'Anderlecht e al 90esimo da parte di un sasso che aveva modificato la traiettoria del pallone, che aveva ingannato Munaron. Quindi diciamo è una vittoria soffertissima da parte dell'Anderlecht, ma ricordando tutto quello che c'è stato e anche quello che c'è stato in questa partita, alla fine tutto sommato è giusto e meritato che sia la formazione di Bruxelles a superare il turno ed arrivare ai quarti di finale. Ancora azione, ecco l'azione del gol, attenzione, è De Graeff che realizza il gol. Anche qui un'azione che addirittura stava quasi per esaurirsi, uno dei tanti attacchi, finalmente è riuscito a risolvere al 38esimo De Graeff. E vediamo che poi l'Anderlecht continua in questa sua serie di attacchi, perché era chiaramente superiore la formazione belga, ma la squadra del Lens, sia pure più modesta dal punto di vista del contenuto tecnico, è stata ugualmente capace di imbrigliare gli attaccanti belgi. Ecco ancora la ripetizione dell'azione, qui c'è questo palleggio veramente pregevole e importante, che fa arrivare la palla a De Graeff, un sinistro micidiale potente, è un attaccante questo De Graeff, anche se gioca col numero 3, sapete che i giocatori belgi hanno una numerazione abbastanza casuale che non corrisponde ai ruoli. Ancora De Graeff che colpisce quasi l'incrocio dei pali, palla che va a finire sulla traversa, ancora per testimoniare questa grande pressione belga, che però alla fine ha prodotto soltanto un gol, quello che bastava però all'Anderlecht per superare il turno. 1-1 all'andata in maniera rocambolesca con il Lens, e poi ecco, attenzione, vedete che qui c'è chiaramente il calcio di rigore, però non basterà neanche il calcio di rigore per aumentare il bottino. Vedremo infatti il portiere Tampé, portiere della formazione francese del Lens, che riesce a neutralizzare il penalty. Penalty indiscutibile, appunto la pressione della squadra dell'Anderlecht è stata schiacciante veramente, però soltanto 1-0. Ecco la parata di Tampé.